Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati. Ultimo giorno della settimana quest'oggi, 16 marzo 2018, come sempre calendario economico. E poi andiamo a vedere i grafici. Siete già in tantissimi, ho notato, ad esservi iscritti al webinar di martedì 20 marzo, stagionalità dei forecaster con il nuovo forecaster. Che verrà presentato da Rossano. Ci sono ancora un po' di posti, però attenzione, l'evento è gratuito, siete già in tantissimi, quindi per chi non è ancora iscritto, affrettatevi perché i posti non sono infiniti, ecco. Poi ovviamente però ci vediamo anche al webinar del lunedì, quindi lunedì 19 marzo, il giorno prima. Se volete avere un'anteprima, eccola qui, c'è questo articolo di Rossano che ci dà un'anteprima sul nuovo forecaster progettato da lui. Bene, ora andiamo subito al calendario economico e lo scorriamo, andiamo alla fine ed eccoci qui al giorno di venerdì. Eccoci qui, venerdì 16 marzo 2018, tre date ci sono interessanti. Alle 11 indice dei prezzi al consumo nella zona euro, quindi Europa, nel pomeriggio 13.30 negli Stati Uniti, permessi di costruzione rilasciati, ed infine alle 15, sempre Stati Uniti, nuovi lavori JOLTS. Poi ci sono molti altri dati, ma non sono così importanti come quelli precedentemente citati. Perfetto, possiamo passare subito ai grafici, andando a vedere un po' di operazioni che abbiamo in portafoglio. Partiamo con il gold. Siamo short da 1340, non su questo contratto, su un altro. Abbiamo il target a 1310, il target non è stato raggiunto, ma nel frattempo è stato aperto un long a 1314. Avevo fatto l'articolo sul sito investire.biz ed ecco che siamo entrati in posizione. Stop alla chiusura dei prezzi al di sotto della zona di 1310-1308 e target sulla parte superiore, quindi a 1350-1360. Io intanto l'ho messo a 1350 il mio target. Bene, andiamo avanti e parliamo di natural gas, perché l'avevamo spiegato molto bene l'operatività, l'avevamo spiegata molto bene l'operatività al trading live. Che cosa ho fatto? Io nel frattempo ho chiuso parte dell'operazione e ho messo lo stop in pareggio, perché questo supporto che trovavo interessante, la zona di 2721, è stata rotta e di conseguenza si possono aprire nuovi spazi ribassisti. Inoltre abbiamo studiato il trend e questo sembrava proprio un ritracciamento e non un'inversione, quindi un ritracciamento dopo questo forte impulso. Bene, quindi natural gas siamo a posto, il gold l'abbiamo fatto, passiamo all'Italy che dopo tre giorni di ribasso ieri ha fatto una performance positiva, molto positiva, e andando ad analizzare il prezzo negli ultimi giorni notiamo che c'è una tendenza sicuramente più rialzista che ribassista. Detto questo, noi abbiamo operato su un possibile spunto, su uno spunto tecnico, quindi short da una resistenza 22.850. Io mantengo la mia posizione anche se il prezzo mi sta dicendo attenzione, qui abbiamo un se andiamo a studiare il comportamento dei compratori e dei venditori, abbiamo sicuramente una forza dei compratori, almeno a partire da inizio di marzo. Staremo comunque a vedere. La resistenza qui continua a piacermi e mantengo la mia posizione, è un vero peccato perché noi attendevamo il tutto. Noi attendevamo la zona di 22.345 per chiudere parte della posizione e mettere lo stop in pareggio, non l'ha raggiunta davvero di poco, adesso sta tornando indietro, però insomma dobbiamo essere pazienti, staremo a vedere quello che accadrà. Bene, andiamo avanti perché abbiamo ancora qualcosa da vedere. GBP Yen, siamo tornati in profitto, siamo short da 148, sarà molto molto interessante la chiusura di quest'oggi, perché se chiuderà al di sotto di questo minimo, magari anche con una discreta forza, si aprono nuovi spazi ribassisti e secondo me potremo arrivare al target a 145,50, quindi molto importante la chiusura di oggi di GBP Yen. Euro Yen anch'esso è molto importante. La chiusura odierna al di sotto del livello di 130,60, ne avevamo parlato già al trading live, quindi attenzione anche alla chiusura di euro yen.
E concludiamo con AudiUSD che Andrea su YouTube mi ha chiesto di aggiornare. Beh, allora qui che cosa notiamo? Noi siamo short da 0,7840 all'incirca. Che cosa avevo detto? Attenzione, se il prezzo chiude al di sopra del livello di 79 chiudiamo la posizione. Questo non è accaduto. Nella giornata di ieri c'è stato un buon apprezzamento, c'è stato un apprezzamento nei confronti del dollaro americano, quindi AudiUSD è sceso, una bella candela di forza al ribasso. Staremo a vedere anche quest'oggi come si comporta. Primo target, quindi l'abbiamo in zona 0,7730-0,7750, dove porteremo a casa parte del profitto e sposteremo lo stop in pareggio. Bene ragazzi, io ho concluso, vi invito quindi di nuovo a scorrere il calendario eventi di investire.biz, perché oltre alla stagionalità forecaster di martedì 20 marzo abbiamo anche il nostro solito webinar del lunedì alle ore 18 come sempre, e poi seconda puntata il 20 marzo, attenzione, alle 8, alle 20, swing trading, quello che conta il prezzo. La prima puntata è stato un successone e anche le prossime lo saranno senza ombra di dubbio, quindi i posti ci sono, quindi per qualsiasi domanda non esitate a scrivere una mail a info@investire.biz. Io con questo ho concluso, vi ringrazio, vi saluto, auguro una buona giornata e un buon trading a tutti e soprattutto un buon weekend. Ciao e grazie a tutti.